Il candidato presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Amico, a Teramo per la presentazione della lista dei candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che lo appoggiano nella corsa elettorale. Tra i temi principali affrontati dal professore universitario, quello del rilancio delle aree interne spesso dimenticate. Per D'Amico non bastano solo i fondi per rilanciare queste zone, ma c'è bisogno di una programmazione chiara e definita. Non bastano i fondi perché è necessario avere una strategia, un progetto, un'idea molto ben chiara, molto ben precisa. Noi vogliamo ricucire gli Abruzzi e in particolare vogliamo ricucire gli Abruzzi delle aree interne con gli Abruzzi delle aree costiere. Vogliamo farlo immaginando di concentrare tutti i nostri sforzi anzitutto sulla creazione di posti di lavoro, poi offrendo servizi che siano adeguati agli standard regionali, quindi non servizi differenziati a seconda del luogo di residenza, e poi cercando di immaginare delle ipotesi di sostegno che non siano, mi fa piacere sottolineare questa differenza apparentemente piccola ma in realtà grandissima concettualmente, non siano solo fiscalità di vantaggio, siano fiscalità di riduzione dello svantaggio. Vogliamo attivare delle azioni che mirino a questo, a ridurre lo svantaggio che le aree interne oggi purtroppo presentano rispetto alle zone più sviluppate della regione. Una grande ricucitura, un lavoro sartoriale per fare in modo che gli Abruzzi siano sempre più un'unica comunità, un'unica grande comunità. Inoltre per D'Amico il rilancio delle aree interne passa anche dal potenziamento del trasporto pubblico e dalla sua idea di un trasporto gratuito regionale. Una ricucitura fra aree interne e aree costiere è una cosa che va fatta, è stata fatta nelle principali città europee ed è stata fatta a livello sperimentale anche in Italia dando degli ottimi risultati. Dobbiamo immaginare nuove modalità di erogazione dei servizi, meno legge mancia, più trasporto pubblico gratuito per tutti gli abruzzesi. Il costo è esattamente lo stesso per le casse della regione, non abbiamo bisogno di incentivi distribuiti a mo' di mancia, ma di un'azione sistematica che consenta all'Abruzzo di avere servizi adeguati al 2024.